benvenuti al Dino Liotta per la 15ª giornata del campionato di Serie D, Girone I, come detto, Licata-Trapani, due squadre che viaggiano a quota 19 in classifica, appaiate anche per quanto riguarda il numero delle gare giocate, perché entrambe le squadre devono recuperare un match, Licata contro il Santa Maria Cilento che lo disputerà l'11 gennaio 2023 e il Trapani dovrà recuperare nella stessa data anche la gara contro il San Luca. Picarra, centrocampo affidato a Mudassiru e Marcellino, e poi Rotulo, Minacori a sostegno di Ouattara. Si parte, arriva il cross di Kosovan, svetta Musso, palla che finisce un paio di metri alla destra Romano, pallone che arriva a Cangemi, una carambola, sempre Cangemi, prova di prima, Valenti blocca sicuro. Va Kosovan direttamente verso la porta, Valenti coi pugni alza un campanile che si perde in calcio d'angolo, va in verticale dalle parti di Rotulo, supera la mediana, Rotulo buono il filtrante con Ouattara che serve Mudassiru, quella è la sua zolla, Mudassiru! Mudassiru! Ed è il terzo gol in campionato dalla distanza, ma che piede ha questo ragazzo! Che gol! Minuto 26 e 30 secondi, cambia il risultato al Dino Liotta, Licata 1, Trapani 0, segna ancora lui da 30 metri, Yalilu Mudassiru! Si lamenta le finte di Catania, Catania trattenuto, non c'è fallo, Cangemi la piazza fuori! Fuori di poco, ma Valenti aveva battezzato la conclusione fuori. De Pace in orizzontale per Carboni, sulla destra c'è sempre Pipitone libero, ma Carboni va direttamente in mezzo e c'è calcio di rigore per il Trapani per la trattenuta di Vitolo ai danni di Musso. Ingenuità clamorosa di Vitolo, pallone che era diretto dalle parti di Valenti, la maglia di Musso si è allungata, è caduto giù e c'è un calcio di rigore. Adesso il fischio, la rincorsa, Kosovan, la intuisce Valenti ma il gol va direttamente all'angolino, imparabile il sinistro che si è aperto di Kosovan, Valenti aveva intuito la direzione ma non ha potuto far nulla. Mente in aria, Gonzales libera, fischietto in bocca per il signor Dasso, finisce il primo tempo con il suo duplice fischio, 1-1 al Dino Liotta. Mudassiru al minuto 26, il pareggio di Kosovan per il Trapani direttamente su calcio di rigore, trova contatto con il terreno, si riparte, Orlando lancio a cercare Minacori, palla che viene liberata sui piedi di Puccio che potrebbe crossare, lo fa a basso, pallone arriva Mudassiru! Fuori di pochissimo, ha dato l'illusione del gol il tiro di Mudassiru a botta sicura. Incitato dal pubblico a servire Puccio, altro pallone per Ouattara, lo scambio per Marcellino, siamo in area, Marcellino non riesce a caricare il destro, recupera comunque il pallone, Minacori! La parata salva risultato di Summa! Marcellino ancora per Ficarra, posizione regolare, potrebbe crossare, arriva il cross in aria e la manda in corner, Summa, è una sorta di tiro cross quello di Ficarra. Sale subito Minacori a dar fastidio, De Pace lancia in avanti, lascia scorrere per Musso, Musso per Catania, posizione regolare, salva Valenti, poi sulla linea Cappello, azione pericolosissima del Trapani. Servito, su di lui sale Orlando nel tentativo di evitare il cross che arriva, il tiro e arriva il gol del Trapani, ha segnato Cangemi. Pallone che nel cuore dell'area del Licata, una serie di rimpalli, palla che è arrivata a Cangemi che se l'è ritrovata sul sinistro nell'area piccola, è arrivato il raddoppio della formazione granata. Libera Vitolo di testa, poi Pipitone, altro traversone in aria per Gonzales, Torre verso Catania che si coordina bene ma in acrobazia non riesce a trovare la porta di Valenti. Buono il pallone per Catania, siamo al limite, carica Cangemi il destro, pallone che si apre però esce fuori. Tolo fa il terzino, attenzione Mudassiru perde il pallone per il buon gioco di Musso che carica il destro, Valenti, Kosovan, la traversa, salva Valenti, un gol praticamente fatto a Kosovan. Mettere la gara in sicurezza, adesso il
Cross per Pipitone, tiro che non va troppo distante dall'incrocio dei pali e il cambio di modulo servirà a dare la scossa. Pallone lungo a cercare Ouattara, cerca l'intervento Gonzales, Ouattara non supera, è rigore, è rigore, rigore per il Licata. Ouattara aveva toccato la sfera prima del portiere, poi c'è stato anche un cartellino, presumo giallo, per il portiere ed è arrivata forse la scossa per i giallo-blu. Stessa porta in cui ha segnato Kosovan, parte Vitolo, la rincorsa, Vitolo! E il 2-2, la tocca soltanto Summa e il pallone si insacca. Minuto 28, cambia ancora il risultato. Licata 2, Trapani 2, Roberto Vitolo, e si va a prendere l'abbraccio dei tifosi sotto la gradinata. Anche un brivido in questa occasione perché Summa aveva intuito e sfiorato. Laggiù Mudasiru, non c'è fallo, pallone che arriva a Catania, apre dalle parti di Musso il tiro, Valenti. Carboni, sempre stesso leitmotiv della gara, attenzione al retropassaggio di Cappella involontario, ancora una volta Valenti decisivo. Nel raccolto da Mudasiru a centrocampo. E finisce qua anche con qualche secondo d'anticipo, termina 2-2 Licata Trapani, una bella gara che ha visto un pareggio salomonico e anche giusto per quanto visto in campo. Era passato in vantaggio Licata con Mudasiru nel primo tempo al 26esimo, pareggio di Kosovan al 39esimo sul rigore, poi il vantaggio trapanese al 61esimo con Cangemi e il definitivo 2-2 con Vitolo sempre su calcio di rigore.